Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a riprendere una perla dal passato, ovvero Gogeta Red, prima vera Extreme che ha alzato il livello di questa rarità. Lo giocheremo in questo team. L'ho messo leader per la peculiarità della sua Z-Ability. Lui buffa 35% di Stack Attack ai Fusion Warrior e 35% di Stack Defense ai Fusion. Il primo tag prende in considerazione un po' tutti, il secondo, ovvero solo Fusion, prende in considerazione coloro che si fondono tramite la danza, quindi i vari Gogeta. Mettendolo leader, consento anche a Super Vegito di ricevere questi buff. Detto questo, andiamo in PvP. Ok, anche il nostro avversario è tornato indietro nel tempo, sta giocando infatti il vecchio God Ki, con Vados, Gogeta Blu e Goku Super Saiyan Blue Revival. Penso che almeno contro questi tre il nostro Gogeta possa performare bene. Se magari non ci facciamo ammazzare il Gogeta Ultra in 10 counts, sarei anche felice. No, ok, non ha altre carte per finirlo. Bene. Allora, Gogeta Extreme sicuramente è stato la sorpresa del secondo anniversario. Ai tempi il Fusion come scelta Red si affidava a Gotenks, il Gotenks trasformabile. Personaggio che era molto forte, era uscito da poco. Inoltre era trasformabile, quindi con statistiche altissime. Gli Zenkai vi ricordo che non c'erano, o almeno costavano 21.000 crono ed erano impossibili da trovare in giro perché anche il Soul Boost era un inferno. Fidatevi che in PvP non lo trovavate. C'era solo Kid, come sa che era free to play. E questo Gogeta Extreme, boh, è arrivato, sa porte per il Fusion, cura d'aria, un sacco di danni, buon kit e soprattutto statistiche davvero troppo alte per essere un Extreme. Ai tempi comunque la differenza di stats si sentiva. E invece c'era questo Gogeta che aveva praticamente le statistiche di un SP e inoltre, se piccola chicca, se controllate è ancora l'extreme di colore rosso con le statistiche più alte del gioco, quindi per farvi capire quanto l'avevano fatto sbroccato ai tempi. Comunque, Gogetozzo, vediamo un po' cosa riesce a fare. Che adesso, vabbè, ovviamente ora è tantissima fatica, l'ho anche Zenkai benciato con Super Gogeta, ma capitemi. Non penso che reggerà mai il meta perché ora le statistiche non sono più alte, anzi, purtroppo sono basse. Il kit è quello che ho di me, è carino, però non ha percentuali così buone. È carino il supporto, è carina la cura d'aria, ma finisce lì. Magari uno Zenkai futuro sarebbe interessante. Uno Zenkai Extreme di questo Gogeta. Potrebbe dire la sua effettivamente, anche perché adesso come rosso il Fusion non ha nessuno. Che ci pensate, non si mette nemmeno e utilizzate le Zenkai Bench, quindi gli manca proprio il colore. Vabbè, ma lo sappiamo che il rosso attualmente ha davvero, boh, penso sia il colore peggiore del meta, cioè non si gioca, non c'è un rosso che faccia qualcosa in questo meta. Belli questi anni su Vados. Verde, ci riprendiamo il Vanish. Perfetto, questa qua stavolta non mi prende. Vai. Vabbè, dai, contro di loro i danni ci sono. Ve l'ho detto, almeno contro un team simile doveva performare in un certo modo. Ok. Sta verde, stavolta non mi dà il vanish, però possiamo andare in combo. Ok, comunque gli strike. Vabbè, gli strike stanno picchiando. Sto dopo comunque è defense type, non è squishy. Tiriamo il Rising Rush. Così lo facciamo anche rimanere un po' in campo. Perfetto, rimane solo Gogeta. Non è il Vanish, però vediamo cosa possiamo fare. Comunque si è comportato bene, vabbè, contro team simili di inizio stagione. Penso che sia ancora, vabbè, non dico giocabile, però sempre for fun, ragazzi, sempre for fun. Poi il colore rosso adesso, portarlo nel Fusion, cioè, fidatevi, sempre for fun. Cado, non aveva altre carte. No, rip. Vabbè, dai. Va bene, dai, non fa niente. La finisco con il Gogetozzo Ultra.
Ok, GG. Ok, questa sarà durissima per Gogeta. Blu Purple, Super Saiyan, ho visto solo stelle rosse, anche altissime. Quindi sarà preoccupante giocare questa roba. Per fortuna Bardock Zenkai 5, però non cambia molto per il nostro Gogeta. Ok. Eh no, questa purtroppo devo tankarla con l'ultra, se no viene one shottato il nostro povero Gogetozzo. No. No, mi sa che è morto. Quanto odio il Super Saiyan. In pratica è Bardock, entra Gogeta, tiro una verde, hai perso. Mamma mia, che fastidio. Che fastidio, vai Gogetozzo, dobbiamo clutchare qui. È vero che Bardock blu è un problema. La main sì, cura gli alleati, però vi dà anche dei buff per 60 counts, quindi adesso devo tirarla assolutamente per prendere i buff e fare più danni possibile. Ok, ottimo. Dai che forse lo buttiamo giù, non sa male questi danni, eh. Il blast fa danni negativi, proprio negativi. Però... Boh, mi si ingrascia, dai. Muore questo Super Vegito? Perché era 14 stelle. Ora mi viene il dubbio. Colore a favore più 14 stelle. Mi sa proprio che rimane vivo. Mamma mia, male male. Questa partita la vedo brutta, bruttissima. Poi c'è quel Gogeta Ultra che è ancora full HP. Vai via, non ti voglio vedere. Oddio, forse l'ammazzo che pugnetti, eh. Dai, ma pure 25.000, quanto sta sfigando sta partita. Oh, e muori. Ok, calmi. La magica strike in mid, eccola. Non delude mai. Non delude mai questa strike in mid. Spero che quello ultimate muoia, anche se si è tolto il colore di svantaggio. Ti prego, crepa. Ottimo. Partita clutchata dal Gogetozzo 4. Facciamo che qui Gogeta Red Extreme la sua utilità è stata supportare Gogeta 4. Mettiamola così. Vabbè, ma è normale, cioè contro i team meta può fare davvero poco. Però... Vabbè. Stava tankando decentemente prima che tirasse la sua main ability. Considerate che Super Vegeta è 14, eh? Vai, mettiamo Gogeta. Colore neutro ancora, quindi non morirà, spero. Con tutto il cuore. Metà HP, li accetto. Hai una speciale in mano che stai fermo? Forse. Forse, non lo so. Va bene però. Facciamo così. Purtroppo devo rientrare in combo e magari anche con Gogeta Extreme perché qui non riesco più a fare danni. Via. Oh, perfetto. Vai. Ci prendiamo anche la home screen col Gogetozzo. GG. Mi è parso di vedere per un attimo un Bardock Zenkai in bench e ho detto guardate se riprendo l'ennesimo blu purple Super Saiyan quando sto facendo showcase di un colore rosso potevo impazzire e invece no, per fortuna tra virgolette è un purple purple blu con Super Vegito e Blue Boys. Andiamo con Gogetozzo, vabbè, a questi gli fai danni negativi. Normale, normalissimo. Al massimo facciamo un po' di switch per dare supporto agli alleati. Purtroppo devo ancora prendere la prima combo. Sta avendo un po' di difficoltà, per via di quella meccanica, perché cioè, non è tipo Gogeta 4. Gogeta 4 ha la prima combo che tanca tantissimo, 70% o 80, non ricordo, damage reduction, però finisce lì. Cioè, è una passiva per essere più difensivi. Gogeta invece deve per forza riceverla, quella combo, perché sennò non prendi i buff. Solo che ricevere una combo gratis in questo meta vuol dire essere shottati. Per carità, hai tanto damage reduction, ma sei un extreme e magari becchi le corazzate monopurple oppure Super Saiyan. Poi tipo adesso,
devo ricevere la prima combo al 145, vuol dire un racing crash garantito, quindi non posso permettermelo. Se succede che mi tiri pugnetti o altro, ok, ma se no, devo rimanere qui senza i miei buff, purtroppo. Infatti, i danni diciamo che scarseggiano. Vai, Gogeta. Come vi ho detto anche nella intro, ragazzi, for fun, eh? Cioè, io ve lo sto portando perché il personaggio mi è sempre piaciuto, è divertente. Siamo un po' rivisitando i Fusion vecchi, però a giocabilità, ve lo dico subito, non ci siamo. Molto meno, per esempio, di Keflavie e Vegito Blu, per quanto anche loro siano molto limitati nell'essere giocati in questo meta. Lui ancora di più, sia per il kit sia perché è rosso, cioè il colore è veramente orrendo attualmente. Ok, non mi tira Rising Rush. Forse aveva paura di un Gogeta in Gogeta in bench. Boh, in realtà potevo tirarlo subito, non so perché non l'abbia fatto. Ok, cado qui, cercavo il pick. Vediamo, se ha ragione. Secondo me non me lo tira perché non vuole sprecare il Rising Rush su questo Gogeta. E infatti, immaginavo. Ok, questa l'ha tankata parecchio bene, dai, alla fine è stata una combo più special. Te lo tiro io il Rising Rush, dai. Almeno facciamo fare qualcosina a questo povero Gogeta, che sta avendo parecchia difficoltà. Penso che l'unico game in cui abbia effettivamente fatto qualcosa è stato il God Key, che metterò anche come uno dei primi game. Poi per il resto ho davvero faticato a fargli fare robe. Molto bene, è rimasto solo Gogeta Ultra. No, vabbè, sta verde l'ho sprecata. Era ancora la prima, se non erro, quindi potevo sfruttare il recupero Vanish. Vabbè, no, vedete però, già con la prima combo presa, non dico che erano danni alti, però contro Gogeta Ultra di colore blu era qualcosina. Va bene, GG.